Dani, ne vuoi un altro po'? No, no, grazie, Marco. Dunque, abbiamo appena assistito. Abbiamo appena assistito all'invito di Marco a Maria, se ne voleva un altro po' di dolce, di dolce. Va bene, le tracce di pane in alta montagna, stavolta veramente in alta, abbiamo fatto un'escursione infrasettimanale, molto, insomma, ma abbastanza duretta, come dice qualcuno, impegnativa. Scusa, no, me ne sono scordato. Molto impegnativa, siamo partiti dal lago di Barrea, abbiamo fatto Vallone Rosso, siamo scesi a Valle Pistacchio, poi siamo saliti a Monte Greco, da lì, e che sarebbe lì, e siamo riscesi, adesso siamo qui a mangiare, abbiamo anche una certa fretta perché il brutto tempo incombe, perché secondo il meteo AM, cioè la radio militare, dalle 13 in poi doveva esserci veramente lampi tuoni nel senso fulmine e pioggia, per cui insomma siamo un pochino qui, diciamo, in ansia, e adesso ci aspetta una lunga camminata, un lungo tragitto per prendere Valle Capriola, da dove scenderemo, speriamo, se non saremo fulminati, verso la macchina. E abbiamo visto tanti cervi, beh, d'altronde qui, voglio dire, è proprio casa loro, è proprio il loro habitat naturale, cervi, cerbiattini piccoli appena nati. E comunque è stata una bella camminata, speriamo che continui a essere bella, nel senso che anche se nuvoloso a nebbia, ma speriamo che non piova. Va bene, e adesso... Ci abbiamo Paolini là. E adesso passo alle presentazioni. Ci sta Paolini, Maria. Ciao. Poi, vabbè, visto che a giro Anna Chiara, Marco. Ciao. Poi Riccardo. Vai lo zio! Dietro la macchinetta. Paneb. Ciao a tutti, speriamo di rivederci vivi. Ciao ciao! Lascia che sia questa la notte che ci prende la mano e che ci scopa via. Sogna d'oro cammina, che l'amore bussa piano piano. E chiudi gli occhi, cammina.